Bene ragazzi, qui Gabriel Squadra, ben ritrovati nel mio canale. Oggi sono qua su FIFA FIFA 13 Ultimate Team. Vi farò vedere la mia squadra, che è la prima volta che gioco su Ultimate Team. Avevo fatto appunto la squadra solamente per fare il torneo di Melagodo. Il problema è che io e Ron non ci riuscivamo a connettere. Insomma, siccome io avevo ancora Fastweb, avevo una linea di merda e quindi non sono riuscito a partecipare al torneo. Però in compenso ho fatto l'Ultimate Team. E quindi perché? Perché fare una squadra e non farvela vedere, ragazzi. La mia squadra è abbastanza fortina, diciamo, me l'ho preparata giusto giusto per poter vincere il torneo, anche se sicuramente non avrei fatto nulla di concreto. Ma più che altro perché vi sto tiro in questo video qua volevo anche parlarvi di una cosa abbastanza importante, ovvero del Rotus Clerender. Avevo registrato un live Rotus Clerender, il problema è che è saltata la luce qua in casa, quindi un casino. Ho detto vabbè dai, mi sgrava il culo giocare a Call of Duty. E quindi sono venuto qua su FIFA, come potete vedere. Aspettate un attimo che adesso mi concentro. Grazie, bellissimo passaggio. L'intesa è veramente ottima fra di loro. Infatti c'ho un'intesa abbastanza di merda perché non avevo, vi ripeto, la prima volta che faccio Ultimate Team in tutti i FIFA, e quindi comunque sì, ancora devo migliorarla. E niente, stavo dicendo, Rotus Clerender, ragazzi, terminerà quest'anno nel canale di Gabo DSQ e riprenderà nel secondo canale Gabo di Square, che trovate in tutte le mie descrizioni. Perché faccio questo? Perché comunque sia è una serie abbastanza seguita, Rotus Clerender. Cassano, ragazzi, Cassano! 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 Il tiro di Cassano! Mamma mia che gol, ragazzi! Mamma mia, Cassano! Boh, volevo fare l'esultanza da Balotelli. Vabbè, volevo riprendere Rotus Clerender nel secondo canale perché il primo, diciamo che molta gente si è iscritta non solo per Call of Duty, ma soprattutto per i vari giochi che vi propongo, ragazzi. Quindi, intasare il mio canale di video del Rotus Clerender, siccome molta gente è iscritta al mio Rotus Clerender anche per quello, volevo riprenderlo nel secondo. Infatti, ragazzi, per chi non fosse iscritto al mio canale ed è interessato a Rotus Clerender, vada in descrizione e trova sicuramente il link al canale, appunto. Benissimo, questo punto qua è accordato, quindi nell'anno nuovo riprenderà appunto, cioè il primo video, penso, no, adesso non so la data precisa di dove pubblicarlo il primo episodio, però comunque sia, aspettatevi che lo riprenderò e spero di concluderlo, ragazzi, sempre che non mi stanchi io, perché comunque avete visto, molte serie non l'ho mai portata fino in fondo perché comunque sia, diciamo che mi rompa anche un po' le palle. Io non farò mai video sforzati perché non è della mia natura, diciamo. La mia squadra si chiama Brigata Scomoda, intanto qua su FIFA Ultimate Team. È Brigata Scomoda perché mi sono chiamato così anche nel fantacalcio che faccio. Attenzione, ragazzi! Cassano! Mamma mia! Andiamo! R1 o RB, ragazzi, su giù, si sblocca a un certo livello, visto che comunque molti me lo chiederanno, l'esultanza di Balotelli. E niente, adesso qua sono già 2-0, vabbè, è normale, sono comunque nella prima lega e diciamo che questo qua non è fortissimo, c'è una squadra abbastanza scarsotta, perché comunque magari è la prima partita che fa, insomma. Io ho passato un'oretta e passa per prendere giocatori, tutto, crediti, eccetera, eccetera. E comunque, ragazzi, in questo periodo qua, soprattutto nell'ultimo video che ho fatto negli acquisti, è venuta fuori una questione abbastanza che si ripete ogni santo video, veramente, ma non vedo solo da me, soprattutto anche magari in altri video di altri YouTuber, che vabbè, adesso non faccio nome, perché sì, per l'amor di Dio. E viene fuori sempre la questione dei soldi, ragazzi, ci stiamo un po' rompendo le palle un po' tutti, ragazzi, veramente, perché un conto, vabbè, magari sì, ma poi neanche quello, perché vabbè, non volevo far gol, ragazzi, sono quitta e mi va a puttana il video. Volevo sottolineare che comunque sia ci stiamo veramente rompendo il cazzo tutti, di tutte le persone che dicono Gabbo, ma quanti soldi hai? Sei viziato, eccetera, eccetera. Mamma mia, che camera piena di roba costosa, tutte queste puttanate qua. Signore, io ho la possibilità di vivo ancora con i miei, lavoro tanto e quindi prendo abbastanza soldi al mese per quello che mi faccio. E quindi attenzione, ragazzi, intanto sbaglio davanti al portiere. E quindi sono.
diciamo che vivendo ancora con me non ho tantissime spese, ovviamente tutta la roba tipo l'assicurazione della macchina e le riparazioni della macchina, che ho appena speso un fracasso di soldi che mi si era rotta, e poi dopo magari anche qualsiasi spesa extra, regali, cose per me. E tutto il resto è tutto frutto delle mie fatiche, ma non su YouTube, quindi partnership e cazzate varie, ma proprio le fatiche che faccio al giorno, svegliandomi alle 5 della mattina, andando, venendo a casa alle 6 della mattina, cioè perché faccio il turno scorrimento, e lo dico perché comunque sia ho fatto tantissimi iscritti nell'ultimo periodo, quindi molte persone magari non lo sanno di che cosa mi occupo io, cioè non è che sono disoccupato e campo con YouTube, io non sono così, io, ragazzi, mai lo vorrò fare, perché comunque, cioè sì, aspettate un secondo, cioè comunque è sempre bello magari arrivare a un livello di campare, tra virgolette, con i soldi che si prendono su YouTube, ragazzi, ma non è così, perché YouTube non durerà tutta la vita, YouTube non durerà tutta la vita, e se magari, pensate solamente se io arriverò un giorno a prendere magari 2000 euro su YouTube, che è abbastanza difficile, signori, però arrivare a prendere quei soldi lì, e dico, vabbè, prendo quei soldi lì, no, faccio comunque quello che mi piace, perché continuare ad andare in fabbrica a fare l'operaio, spaccarmi la schiena dalla mattina alla sera? Perché? Perché, ragazzi, YouTube, mettete caso, domani chiude. Io mi sono licenziato dalla Fiat, e chi mi manda avanti a me? Cioè, più che altro si punta molto, ovviamente, a migliorare il proprio futuro facendo quello che piace, ovvero, sì. Sono su YouTube, miglioriamo sempre di più, tanti iscritti, tante visualizzazioni e tutte queste cose qua, arriviamo a un livello dove io possa arrivare ad uno stipendio abbastanza alto, ok? E quindi non aver bisogno di andare a lavorare. Però, mettete caso, a un certo punto faccio una cazzata, voi vi disiscrivete, non avrò più la visibilità di una volta. YouTube non durerà tutta la vita, ragazzi, cioè non è una cosa su cui puntare al 100%, su quello con cui punto al 100% io è la fatica che faccio qua a Modena, ovvero adesso punto all'assunzione, ovviamente, poi dopo quando sarò assunto, se sarò assunto, punterò ai gradi e tutto, ma tutto sta nell'impegno, cioè io in tutte le cose che ho fatto l'ho sempre detto, sono sempre arrivato ad un livello abbastanza alto, ma non perché ho delle raccomandazioni, quelle cose, ma perché ci ho messo sempre l'impegno, ma quello che alla fine riescono a fare un po' tutti, ragazzi, cioè se voi vi mettete l'impegno nel fare le cose ci riuscirete sempre a raggiungere i vostri obiettivi, diciamo. Adesso io qua sto giocando veramente di merda, fuori gioco, sì, benissimo, e quindi questa parentesi qua è chiusa, io veramente manderò a fanculo tutti quelli che mi parleranno dei soldi, eccetera, perché soprattutto col fatto di Facebook, che ho fatto una foto al consiglio degli acquisti, insomma, pubblicata su Facebook, e arriva una signora, ma una signora, perché magari fosse un bambino, che capisco, rosica oppure invidiosa, eccetera, perché comunque esistono quelle persone lì. Cioè, è arrivata lì e mi fa: ma se tu a posto di comprare tutti quei videogiochi li avessi donati all'Africa, ai bambini dell'Africa per vaccinarsi, a posto di spendere i soldi in quei videogiochi inutili. Però, ecco, a me viene da pensare, ma l'ignoranza delle persone non finirà mai, ragazzi, veramente. Però vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. E niente, ora siamo qua, ragazzi, sempre su FIFA. Torniamo alla partita. Non sto giocando benissimo, ora mi impegno. Facciamo partire subito la palla. Adesso, ragazzi, io a FIFA non sono un fenomeno, non lo sono mai stato. Adesso io spero di riuscire a fare qualche video con qualche youtuber. L'ho già fatto con una volta nel suo canale. Adesso appena torno da Milano, vabbè, che comunque sia. Anche il fatto di Milano, ragazzi, vedete, cioè io, cioè a Milano io ci volevo andare tantissimo, signori, non vedevo l'ora di vedere, di incontrare Ron, di incontrare comunque Home, che sono un sacco amico da un sacco di tempo, e purtroppo non ho potuto farlo perché mi hanno chiamato il giorno prima, visto che comunque i 27 e 28 comunque sono giorni lavorativi, mi hanno chiamato e mi hanno detto: ascolta, ci sarebbe da venire a lavorare, hai dato la disponibilità, intanto ho preso gol, hai dato la disponibilità, ci sei, e nelle condizioni in cui sono io non ho potuto dire di no, e quindi comunque mi è toccato andare a lavorare, ragazzi, e non poter andare a fare una bella giornata a Milano insieme ai miei amici. Ma però, in compenso, ora sono, oggi è il 28, mi sembra, domani vado a Vicenza dal mio amico nonno. Nonno Libero, ragazzi, ve lo conoscete un po' tutti, signori, dai, lo conoscete, Nonno Libero è quel personaggio che ha fatto parte, diciamo,
dalla mia storia sui videogiochi, perché comunque lo conosco dal 2007. Abbiamo sempre lo stesso identico rapporto, veramente molto bello come amicizia. Infatti lo ringrazierò sempre, in questo momento sono da lui, sicuramente, a meno che non pubblico il video in un altro momento per problemi vari. E in questo momento sono da lui e faremo sicuramente un video che pubblicheremo sul canale. Perché diciamo che nonno ha fatto la storia sicuramente, entrerà ancora a far parte del mio canale, oltre al video di domani, che faremo domani anche in altri giochi, perché comunque sia. È sempre piacevole avere ospiti nel mio canale che, parlando con il Lama, comunque sia, mi ha fatto notare una cosa veramente importante, che comunque sia, io alla fine sono arrivato qua. Non so se avete mai notato che io non ho mai fatto tante collaborazioni con youtuber tipo Livelli di Ron o Johnny Crick. Addirittura Johnny non lo sento, non lo, da una vita, cioè io magari ogni tanto provo a scrivere ma non mi risponde mai. E, cioè io comunque sia non è che vorrei fare dei video con loro per ricevere visualizzazioni in più, sinceramente non mi interessa. Fare i video con loro per comunque fare qualcosa di divertente insieme. Avevamo fatto il video di Far Cry che purtroppo è andata a puttane, perché non so che quale sia il problema, che ve lo ripeto, la schermata verde, la schermata verde, vabbè. E non ho fatto tantissimi video con youtuber, a parte Own e Dread in un video, cioè un video unico, quindi ragazzi, non è che. Sì, sono entrato in canale di Own, nel canale di Own sono entrato. Oh, cazzo, per pareggiare no però, eh. Nel canale di Own sono entrato, nel canale di Dread sono entrato, nel canale di Ron. Però nel mio canale non sono mai entrate tantissime persone. Infatti mi piacerebbe, non so, adesso magari sto conoscendo molto meglio il Lama, veramente una gran persona, ragazzi. Lama Legante. Lama Legante, intanto Barrett mi fa gol. E perdere, si vede che comunque l'intesa serve parecchio in questo gioco, cioè in questa modalità veramente. Madonna che schifo. Oh, vabbè. E comunque ragazzi adesso mi concentro un attimino e cercherò di vincere questa partita. Fammi vedere il gol che ti spezzo le gambe. Mettiamo una formazione un po' più offensiva. Dio boss, è carico questo, porca puttana. Dai, eh. Perché il mio grilletto destro della. Ragazzi, Cassano, il tiro di Cassano! Madonna, che schifezza! Di boh, già le 12 minuti, chissà in quanti siete che mi guardate. Ragazzi, mettete nei commenti se avete visto tutto il video perché farebbe un sacco piacere. Purtroppo non riesco, cioè, non riesco a fare video corti, ragazzi, io non ci riesco. Mi raccomando, signori, il 31 dicembre, ve lo ripeterò sempre, appuntamento con un video abbastanza importante. Che entrerà nel mio canale, praticamente sarà la storia di tutto quello che ho fatto nel giro di un anno, tutti i video importanti, eccetera, eccetera. E quindi ci ho lavorato parecchio, ci ho messo un bel po' a farlo, quindi gradirei magari un po' di interesse da parte vostra, anche perché non dura tanto, non è affatto noioso a parer mio. Ok, basta dilungarci. Perfetto. Higuain, ragazzi, Higuain. Vede Nenè, Nenè sulla fascia, Nenè, si allunga il pallone, Nenè. Se lo allunga troppo forse. No, riesce a tenerlo in campo. Ma dai, passala, ostia! Ma perché? Ma corri! Oh, guarda come corrono! Mannaggia Maruschi, dai! Catatelli! Chiappalo, chiappalo! Ah! Bravissimo! Bravissimo! No? Liscio. Dio buono, guarda come cazzo fa girare la palla questo. Cosa Hamsik? No, eh? No, eh? Ma non ci credo, ma dai! Faccio cagare a FIFA, raga. Madonna mia, io c'ho una sfiga. Cioè, non è neanche tanto sfiga, qua faccio proprio schifo io. Dai ragazzi, dai, prendiamolo. Ma che non gioco neanche mai, signori. Cioè, io ero una vita che non giocavo a FIFA. Dai, e trasala sta palla. Cassano, ragazzi. Ma cos'è sto tiro? Messaggio da Matte di Square, ragazzi. Colpo di testa.
Di boh, stanno da valere come fa il quarto. Mission bag. Andiamo ragazzi, dai. Bellissima. Tiro, mannaggia, Marusch. No, così, no, perché? Ma no, ma dai, ma era un'azione! C'era tutto l'attacco lì! Ragazzi, abbiamo capito che faccio schifo a FIFA. Mi raccomando, lasciate mi piace, rotoscrivere nel secondo canale. Bella, raga.